Siamo tornati col format Storie di Hikikomori dopo un po' di tempo, siamo alla quarta puntata e questa volta ho con me Alessandro da San Marino, è venuto qua a Milano a trovarmi da San Marino, quindi intanto ti ringrazio per esserti fatto questo sbattimento. Grazie. Mi hai scritto che avevi delle cose da raccontare, che volevi portare la tua testimonianza e che adesso stai meglio ma hai vissuto un periodo anche tu di isolamento profondo. E quindi io partirei proprio da chiederti come è iniziato il tuo isolamento, cioè cosa ti ha portato a isolarti, quanto sei stato isolato. Ma io, sentendo molte storie, ho subito un po' tutto quello che hanno subito gli hikikomori, diciamo. Però nel mio caso, personalmente, anche se magari ho subito bullismo, comunque mancanza di rispetto da molte persone, nel mio caso si tratta delle delusioni in amicizia avute, che mi hanno portato ad un certo punto, dopo l'ennesima delusione in amicizia, o almeno dopo una delusione in amicizia molto forte, ad isolarmi e a chiudere i punti con qualunque contatto con la società, compresi i social. Tu hai 25 anni, giusto? Sì. Ti sei isolato a che età? Verso marzo-aprile del 2017, quindi appena compiuti 23 anni. 23 anni, quindi in realtà non ti sei isolato come tanti fanno durante le scuole superiori? No, esatto. Quindi a scuola hai avuto problemi? No, io la mia adolescenza è stata molto, per fortuna è stata molto bella, bella e intensa, ed è anche per questo che mi ritrovo magari alcuni strumenti in più per poter affrontare questo momento. Qual è stato l'elemento secondo te scatenante del ritiro? Ma innanzitutto parto, la mia prima delusione in amicizia è stata in terza media, quello che allora era il mio miglior amico sin dalle elementari. Si era creata una situazione in classe dove la classe era contro di me, soprattutto per il fatto che ero l'ultimo della classe, e quindi quando si poteva dire qualcosa su di me, come anche su qualcun altro che andava male, non si tiravano indietro, soprattutto perché avevano sempre anche l'appoggio dei professori in questo. E dopodiché, quando avevo tutta la classe contro, questo mio ex miglior amico si è alleato con loro. Non so, non ho mai capito se per paura che si mettessero anche contro di lui, se più per un coinvolgimento, comunque si è alleato con loro. E anche quando, ad esempio, era il momento di decidere la scuola superiore, si sono creati diversi attriti, mancanze di rispetto da parte sua, presi in giro anche alle spalle. E questa è stata un po' la mia prima delusione di amicizia, che poi inizialmente mi ha pesato, però sei riuscito a superarla? Sì, dopo mi sono ribellato, sono andato alle scuole superiori, ho vissuto un primo anno alle superiori molto bello e intenso, quindi poi una cosa che ho superato, mi sono fatto nuovi amici, mi sono preso la mia rivincita. Quindi viene poi la mia seconda delusione in amicizia ai 17 anni con l'allora mia migliore amica. Allora, io ero anche innamorato, ma non è questo. Io credo che come mi ha mancato di rispetto e spezzato il cuore lei, non ci sia mai riuscito nessuno. Anche in questo caso poi mi sono ribellato, mi sono fatti nuovi amici e anche in questo caso la delusione in amicizia l'ho superata. E poi come mai sei arrivato invece a 23 anni a isolarti? Perché comunque con questa ragazza e con altre persone ci sono poi andato avanti, non ho chiuso, anche se inizialmente volevo farlo, non ho chiuso i rapporti, gli ho dato altre possibilità più che di essermi amico e di farmi del male, diciamo. Comunque sta ragazza anche le seconde possibilità che gli ho dato non le ha rispettate, finché sono arrivato a un punto in cui ho deciso di chiudere i rapporti, però chiudere ammettendogli anche quello che avevo provato per lei in più dell'amicizia, dicendogli che per me era stata la persona che avevo amato di più, ma allo stesso tempo che mi aveva fatto più del male. E quando ho chiuso con lei ho un po' iniziato a perdere l'equilibrio, soprattutto perché è una persona che mi ha sempre dichiarato guerra su quando abbiamo chiuso i rapporti, non è mai stata in grado di chiudere bene. Quindi è stato questo, secondo te, il fattore scatenante? Questo mi ha fatto perdere molto l'equilibrio, perché è una cosa che poi il modo in cui mi ha voluto chiudere le cose lei, non sono riuscito a elaborarle bene, mi ha fatto star male un'altra volta e lì ho iniziato a perdere l'equilibrio. Cosa facevi tu in quel periodo? Cioè, che tipo di studiavi, lavoravi? Lavoravo in fabbrica. E sei andato quindi a lavorare subito dopo la fine delle superiori? Sì, sono stato bocciato un anno a Liti, poi dopo sono andato alle professionali e 18 anni ho finito e sono andato a lavorare. Non subito in fabbrica, in carrozzeria inizialmente, poi per una serie di motivi ho cambiato e sono finito in fabbrica, che è l'ultimo lavoro che ho fatto.
sono un po' tutte le delusioni che ho avuto, finché arrivato ad un certo punto ho detto basta, se tutte le persone mi devono fare del male, tanto vale isolarsi. Raccontami come è venuto proprio praticamente il tuo passaggio dalla società all'isolamento. È stata una cosa repentina o è stata graduale? È stata spontanea o è stata studiata? Cioè tu hai detto basta, da oggi non esco più. Ho detto sì, più o meno basta, da oggi non esco più. Un attimo che mi emoziono. Tranquillo. Sì, ho detto basta, da oggi non esco più e ho iniziato a perdere completamente la fiducia in tutti, compresi i genitori, compresa mia mamma, con cui ho avuto sempre un bellissimo rapporto, diciamo. Sì, praticamente è stato un calo a picco, diciamo. Come l'hanno presa i tuoi genitori? Ma io in quel momento vivevo da solo, ero andato a vivere da solo, quindi loro l'hanno capito, diciamo, un po' coi mesi, col tempo, che c'era qualcosa che non andava. Anzi, ancora oggi, quando gli dico che questa cosa, si mettono a ridere, come dire, è una cosa che ti sei messo in testa a te, quando invece non è vero. Cioè loro non ti prendono sul serio? Non prendono sul serio la tua difficoltà e la tua fase di isolamento? Forse non hanno ancora preso proprio sul serio. Quando cerco di farlo capire a mio babbo, le risposte sono che, ad esempio, gli provo a dire ci sono 100.000 ragazzi in Italia come me. Lui, l'ultima risposta che mi ha dato, che proprio ieri o passato ieri, è stato sono come te, mi ha risposto, sono disadattati e sfigati. Quindi non senti comprensione da parte loro? Assolutamente. Da parte di mia mamma un po' di più, perché cerca un po' più di capirti, di starti vicino. Solo ultimamente anche lei mette un po' più di pressione, ad esempio per il lavoro o altre cose. Però da mio babbo per niente. Quanto sei stato isolato? Col desiderio di isolarmi, un anno. Per un anno sei stato isolato? Sì, in realtà di più, però col desiderio proprio di chiudere con la società è durato un anno. Dopo un anno circa ho deciso di togliermi questo pensiero e che era ora di ricominciare ad uscire. Solo che quando noi, specialmente quando l'isolamento è veramente profondo, ci troviamo quando abbiamo il desiderio sì di ricominciare ad uscire, però ci ritroviamo con delle forti mancanze fisiche che magari... Cosa intendi per mancanza fisica? Ma comunque il nostro corpo si abitua ad un ambiente chiuso, ad un ambiente stretto, si abitua a non stare in movimento, in allenamento, quindi dopo un po' ti senti molto scarico. In molti casi si prende anche peso, come nel mio caso dove ho preso più di 20 kg, se non 30. Perché mangiavi male o perché stavi fermo? L'isolamento ti distrugge un po' l'anima e dopo un po' è un po' come paura di guardarti dentro, e pur di non guardarti dentro ti agganci alle cose esterne, come sempre fare qualcosa, come giocare al telefono. Infatti sono diventato un campione di Snake, nel mio caso. Di Snake, quindi non giochi particolarmente elaborati, proprio giochi basici? No, diciamo ho fatto anche altri giochi, tipo quelli dei mattoncini, un altro che è un po' difficile da spiegare. Soprattutto Snake, dove sono diventato tipo al 14° record a livello mondiale. Quindi tu, mentre diciamo eri isolato, comunque uscivi di casa, non eri sempre in casa? Uscivo di casa, ma a un certo punto mi ero abituato talmente a stare in casa, soprattutto in camera, che anche solo andare al piano di sotto di casa mia mi venivano gli attacchi di panico, gli attacchi d'ansia. Io vivo a San Marino, provavo ad andare a Rimini, era un attacco di panico forte, dovevo subito correre ai 100 all'ora su San Marino e rinchiudermi non in casa ma proprio nella camera. Quindi avevi sviluppato una sorta di fobia anche, sì, delle persone? Delle persone soprattutto. Ma nel momento in cui ti sei isolato c'era già questa fobia o la fobia è venuta per colpa dell'isolamento? Diciamo che il motivo del mio isolamento sono le delusioni di amicizia. Poi la fobia della società, anche il ribrezzo un po' della società, è venuta nel corso dell'isolamento. Perché poi quando ti trovi con questi problemi comunque hai bisogno di aiuto e molto spesso nella società non sei per niente capito. In questi problemi come in tanti altri problemi. E tu ti sentivi in qualche modo giudicato quando uscivi? Cioè l'ansia che ti veniva, il panico, era perché avevi paura che qualcuno... Avevo sempre paura che qualcuno mi volesse fare del male. Ma intendi male fisico o psicologico? Psicologico. Psicologico, quindi sì. Diciamo che si comporti male, che ti tradisca, tra virgolette. Sì, o che ti usi, che ti sfrutti, che magari approfitti della tua amicizia o bontà per... Senza che mi vanti, assolutamente. Ho iniziato a costruirmi la mia vita abbastanza presto. Comunque a 16 anni già lavoravo, già avevo la mia indipendenza. A 19 anni ho già potuto permettermi di farmi una macchina, avevo già il lavoro fisso. Ed ero un po' geloso di questo. Questo me l'è venuto a ammettere proprio la sua ragazza, che un giorno mi ha detto: Ale, Nicola è geloso di te.
Mi ha detto, ma è geloso di te, di me, quando te sei con me o anche per altre cose? E lei mi ha risposto per tutto, quindi è da lì che ho capito che te essere geloso anche per altre cose, oltre che per la mia amicizia con lei, diciamo. Quindi tu hai guadagnato la tua indipendenza presto, già a 16 Sì. anni eri indipendente, sei Sì, andato a vivere da come solo abbastanza presto, Sì. e invece poi nel tuo caso l'isolamento è venuto dopo, Sì, quindi. come ho detto prima, la mia adolescenza è stata molto bella, divertente e intensa, anche perché, apro una piccola parentesi, io ho sofferto di epilessia per 10 anni, dai 4 ai 14 anni. A 14 anni sono stato operato, da allora non ho più avuto niente, quindi indubbiamente l'adolescenza è stata una cosa molto bella, L'hai vissuta intensa. come una liberazione, da Sì, lì hai detto ricomincio a vivere senza esatto. l'ansia degli attacchi epilettici. Anche se poi di mezzo c'è stato tra i 19 e i 20 anni un periodo di depressione, Ma sì. durante il ritiro ti sentivi depresso? Delle volte sì, però non era depressione come quella, cioè mi sentivo malinconico, triste, però non era depressione come quella che ho avuto tra i 19 e i 20 anni, diciamo. E durante quella depressione però tu non ti eri isolato? Qualche pensiero a volte c'era, però non mi sono isolato, anzi, mi sono. Nonostante la mia depressione, ho continuato a mettermi in gioco, andare a lavorare nonostante fossi depresso e a fare qualunque tipo di attività. Ok, quindi quando hai deciso di isolarti per l'ennesima delusione con le persone, Sì. è stato in un momento in cui non eri depresso? No, assolutamente. Quindi è Stavo stata una molto decisione dal tuo punto di vista lucida. bene. Sì. È stata come una sorta di autodistruzione dell'anima. Comunque la sfiducia che mi hanno dato queste persone mi hanno creato sfiducia anche proprio in tutte le altre cose. Per esempio le cose che ci hanno raccontato sin da bambino io le ho messe tutte in dubbio. E quindi l'intenzione iniziale era come fare un reset totale delle informazioni del cervello per ricominciare da capo e crearmi magari un'altra visione. Come sei uscito da questo isolamento? Perché tu mi hai detto che adesso stai molto meglio, giusto? Sì, c'ho ancora qualche ricaduta, però io vedo ottimi miglioramenti. Ad esempio, fino a 3 mesi fa io facevo fatica ancora a passare dalla camera al piano di sotto, mentre invece adesso, insomma, le cose sono parecchio migliorate. Riesco ad uscire, ancora faccio fatica ad ambientarmi a Rimini. Ho eliminato completamente la camera, non ci voglio entrare perché sennò magari ho paura di avere qualche ricaduta. Qui viene una cosa che mi piacerebbe dire anche per magari dare spunto a qualcuno che si trova in difficoltà. Chiaramente il primo passo che è da fare è smettere nella tua testa di dirti che vuoi isolarti. Però come dicevo prima, anche se smetti di dirti che vuoi isolarti, dopo un isolamento del genere ti trovi con delle carenze fisiche, con delle mancanze fisiche abbastanza forti che devi recuperare. E nel mio caso il primo passo che ho fatto è stato provare a passare dalla camera mia, che è piccola, al piano di sotto, è molto più grande. Ma in casa tua dovevi vivere da solo o con i tuoi genitori? Perché adesso tu vivi con No, i con i tuoi. miei genitori, perché poi dopo, in seguito ad aver lasciato il lavoro, in seguito al fatto che comunque l'esperienza all'estero è andata male, sono tornato a vivere con i miei genitori. Come hai vissuto questo rientro, questa perdita di indipendenza? La perdita di indipendenza non tanto male, però dopo il rientro con i miei genitori, specialmente con mio babbo, è stato molto difficile. Perché comunque, oltre al fatto che avevo questo problema di isolamento, mio babbo, tutte le volte che non ho lavorato, che non lavoravo, mi ha sempre fatto molte pressioni su questa cosa, arrivandomi a dire anche cose molto brutte, anche nei giorni recenti. Infatti tu mi hai detto che il fatto che tu sei venuto qua l'hai detto a tuo fratello, giusto? L'ho detto prima di tutto a mio fratello, Hai un fratello più piccolo o più più grande? grande di 2 anni. Ok, con cui hai un rapporto positivo? Sì, quando eravamo piccoli ci menavamo anche, però negli ultimi anni va molto meglio. Anzi, forse in questo momento in famiglia è quello con cui forse leggo di più. Vabbè, menarsi quando si è piccoli tra fratelli è un Sì, è segno abbastanza molto normale. positivo. E invece l'hai detto quindi a tuo fratello, a tua madre, ma non a tuo padre, per esempio, proprio perché Sì. sai che lui probabilmente non capisce bene il tuo No, problema. sicuramente farebbe i suoi soliti commenti, mi snobberebbe e mi criticherebbe. Con tua madre sei riuscito a spiegare un po' le tue difficoltà? Lei ha capito un po' di più? Non proprio, perché ultimamente anche lei è arrivata a farmi qualche pressione. Diciamo, ripeto, la prima persona a cui l'ho detto è stato mio fratello e poi a lui gli ho scritto un messaggio e gli ho detto, guarda, di alla mamma, quando sono partito, di alla mamma dove sono andato. E lui gliel'ha detto proprio questa mattina e poi mia mamma mi ha scritto dicendomi, avendo una reazione positiva, dicendomi che ho fatto bene a fare una cosa così.
Quindi in realtà ti aspettavi una reazione più negativa, invece Sì, ti ha dimostrato esatto. comunque più comprensione. Esatto. Come sei riuscito, cioè qual è stato il passaggio mentale secondo te che ti ha portato a decidere di riprovare a frequentare la società, quindi uscire dal tuo stato di isolamento? Cioè, puoi magari spiegare qual è stata la molla che ti ha fatto scattare? Ci sarebbero tantissime cose da dire, però il primo pensiero che mi è venuto, ho detto, dai, è un anno che sono isolato, facciamo basta, è ora di ricominciare ad uscire. Però poi in seguito devo tuttora affrontare molte problematiche, che sono recuperare le forze fisiche, recuperare ancora un po' la fiducia nelle persone. Ti ha aiutato qualcuno in questo tuo processo di uscita? Cioè, ti sei mai rivolto a uno psicologo, a un medico? Sì, però onestamente non sono mai stato capito veramente praticamente da nessuno. Anche se il mio psicologo era molto esperto, era molto, comunque quando io spiegavo il mio problema, sì, mi davano delle soluzioni, ma senza capire veramente cosa fosse il mio problema. Ho fatto anche dei corsi abbastanza intensi e belli di formazione personale, che in parte mi hanno aiutato, però anche in quel caso quello che ho fatto comunque è stato tutto grazie a me, grazie a quello che ho studiato su me stesso e dalle altre persone, come soluzione è arrivato poco, diciamo. E Hikikomori Italia in generale ti ha aiutato in qualche modo? Sì, diciamo, quando c'erano ancora i gruppi qualche rassicurazione la trovavo, ad esempio ho avuto anche modo di conoscere diverse persone, una persona con cui ho legato anche abbastanza fortemente, e diciamo, sì, ho trovato qualche punto e consiglio in più da poter usare su me stesso. C'è da dire questo, che io prima che iniziassi a isolarmi ero un tipo che andavo in discoteca tutti i venerdì e tutti i sabati, volevo sempre uscire, d'estate magari iniziavo il turno alle 6, venivo a casa alle 4 del mattino, Quindi sera. eri diverso anche a livello di Sì. personalità da come sei adesso. Diciamo, passato l'adolescenza fino ai 18 anni sono stato abbastanza timido. Poi dai 18-19 anni ho iniziato ad aprirmi, specialmente dopo la depressione, ho iniziato ad abbandonare questa timidezza e ad aprirmi. Tu mi hai detto prima, fuori dall'intervista, che ti aveva colpito il fatto che io avessi avuto un'esperienza di perdita di senso, di depressione esistenziale, dovuta anche, per esempio, al fatto che io ho avuto un'educazione fortemente cattolica e poi invece Ok. ho perso queste credenze. Anche tu hai avuto qualcosa di simile? Sì, come dicevo prima, mi ha fatto perdere la fiducia in qualunque cosa che mi diceva la gente o che mi avesse detto la gente sin da quando ero piccolo, compreso l'orientamento religioso. Sebbene è una cosa che vorrei recuperare perché ho capito che è una cosa che mi dà molta stabilità e molto senso alla vita, quindi mi piacerebbe un po' tornare come prima, magari vedendo le cose in un modo un po' diverso, però riprendo un po' questo orientamento, diciamo, perché è una cosa che mi dà molto senso alla vita. E che tipo di pensieri facevi mentre eri isolato riguardo Ma proprio il perché senso della vita? devo andare a lavorare? Perché esisto? Perché a che scopo faccio questo se poi devo morire? E invece tuo fratello come, cioè, ha avuto problemi simili ai tuoi No, o... mio fratello è sempre stato appoggiato perché è laureato, quindi diciamo che nella società chi è laureato è sempre un po' più visto meglio, appoggiato rispetto ad altri, diciamo. Quindi lui ha sempre avuto l'appoggio morale, soprattutto di mio babbo, dei genitori. Tu come la vivi questo confronto? Non sono mai stato invidioso perché comunque io ho fatto quello che ho sempre cercato di superare me stesso, ho fatto quello che potevo permettermi in quel momento di fare. Mi dà fastidio solo quando vengono fatti certi confronti ultimamente in famiglia, quando magari lui è visto più forte, migliore, più in gamba solo perché è stato un anno in Australia, magari solo perché è laureato, quando io magari con le cose che ho fatto ho incontrato ostacoli anche molto peggiori dei suoi, che loro non riescono a capire. Quando pensi al futuro, cosa pensi? Adesso ho passato un periodo molto brutto. In questo momento sento che sto riprendendo una via, quindi sono un po' più fiducioso rispetto magari a qualche mese fa, però ancora c'è da lavorare. Che cosa ti preoccupa di più? Ma il fatto che ancora oggi per molte persone bisogna rispettare certi standard, bisogna rispettare certi schemi sociali che magari chi ha sperimentato magari come me modi diversi per essere felice o vivere, non sempre queste cose vengono capite all'interno della società e molte volte sei visto male, magari perché non ti sposi, perché entro in una certa età non ti sposi, e quindi queste sono tutte cose che prima no, ma in questo momento mi preoccupano proprio perché non ho ancora i mezzi fisici e mentali per andare contro a queste persone e difendere la mia posizione, diciamo.
E invece il rapporto con le ragazze come lo vivi? Ma quando ero più piccolo, anche adolescente, che ero timido, mi sentivo un po' sfigato, diciamo. Alcuni mi facevano sentire, un po' ero io che mi sentivo un po' sfigato. Poi col tempo, con la mia prima cotta d'amore, con le prime amicizie con le ragazze, anche io comunque ho iniziato ad avere un buon rapporto con le ragazze. E quindi, anzi, devo dire che ci sono, mi capitano, mi sono capitate parecchie occasioni di ragazze che magari ci provano con me, ce n'è una anche in questo periodo, ci provano con me, mi vogliono conoscere, magari sono anche molto prese, però io in questo momento non mi sento né in amore né in amicizia di poter dare qualcosa e quindi l'occasione va sempre, la butto sempre via, diciamo, cioè che poi non la butto via. In questo momento proprio, anche se ci sono molte occasioni, non me la sento di iniziare una relazione d'amore. Hai detto che hai fatto dei corsi di crescita personale, mi Sì. vuoi parlare un po' di che cosa ti hanno trasmesso, di che cosa ti hanno lasciato di positivo? Più che altro mi hanno aiutato un po' a uscire da una situazione di stallo. Ad esempio, l'ultimo corso che ho fatto mi ha insegnato una cosa importante anche sulla fiducia verso le persone. Grazie a questo corso ho avuto il coraggio, a parte di sbloccarmi, di uscire da una situazione di stallo, ma anche di entrare, come dire, sono entrato un po' in uno stato di rassegnazione e mi sono ributtato in mezzo alla società. Ho preso tanta, se si può dire, merda in faccia. Dico sempre che una carta per essere mischiata, messa in tavola e poi giocata, bisogna prima di essere mischiata tra l'altro. Malgrado bisogna prendere tanta merda, anche noi, so che molti Kikomori mi odieranno per quello che sto dicendo, perché lo posso capire, anche noi persone, per scoprirci e metterci in gioco, dobbiamo buttarci in mezzo alle altre persone. Malgrado inizialmente, come è stato nel mio caso e come lo è tuttora in certi momenti, bisogna prendere tantissima merda. Anch'io uso questa espressione che pur essendo assolutamente, diciamo, non tecnica, secondo me rende l'idea di quello che serve a volte per riuscire a crescere, per sbloccarsi, cioè proprio prendere merda nel senso di prendersi anche la sofferenza di alcune situazioni, le sensazioni negative, anche, diciamo, il brutto delle esperienze per poter però magari sviluppare delle competenze, riuscire a crescere, essere più forti, appunto. Riuscire anche a reggere poi quelle esperienze in modo diverso. Quindi per te anche il fatto che tu sia qui è testimone del fatto che vuoi fare un'esperienza difficile, perché immagino che non sia facile per te decidere di esporti di fronte a una No, telecamera. diciamo, prima dell'isolamento mi è sempre piaciuto parlare di me, della mia vita, raccontare la mia vita, condividere più che raccontarla, perché sembra che dopo sembra che voglio fare il figo e non è questo, più che raccontarla mi è sempre piaciuto condividere la mia vita con altre persone, condividere la mia felicità con altre. No, beh, è normale che ci piaccia, comunque è un istinto abbastanza umano quello di raccontarsi, perché A ci aiuta a mettere ordine nei nostri pensieri, comunque raccontarci, e B comunque siamo persone che passiamo tutto il tempo con i nostri pensieri, quindi ovviamente ci sentiamo importanti da un certo punto di vista, quindi ci sentiamo anche che le nostre cose, spesso i nostri problemi, i nostri vissuti siano importanti, ma è normale, non è una cosa di cui, diciamo, preoccuparsi o vergognarsi o pensare di essere egocentrici, anche perché per certi versi siamo egocentrici ed è giusto che sia così. Beh, allora abbiamo detto, faccio io un riassunto così magari vediamo se ti viene in mente qualcosa. Hai avuto un'adolescenza positiva, comunque che tu hai definito positiva, hai avuto delle delusioni già a partire dalle medie nelle relazioni, ma diciamo che possono essere anche fisiologiche, delle Sì. delusioni, tutti le hanno. Hai avuto un periodo invece di depressione, che non so bene, non ho capito benissimo cosa è dovuto durante l'adolescenza, se tu vuoi aggiungere qualcosa su questo, da che cosa è scaturita questa depressione? Sì, diciamo la depressione non è proprio adolescenziale tra i 19 e i 20 anni. Diciamo che sono stato colpito senza magari andare nel dettaglio perché ci vorrebbe veramente molto tempo. Comunque ho ricevuto una delusione che non è riguardo all'amicizia, più una delusione a livello di salute, che ha colpito il mio carattere che allora era molto fragile, ha colpito la mia fragilità e indubbiamente sono cascato in questa depressione. Che non è un problema di salute che non riguarda l'epilessia, che invece è Sì, una. è collegato con l'epilessia, diciamo. Ok, vabbè, insomma, ci sono stati anche dei problemi di salute tra epilessia e quest'altro che mi stai dicendo, che un po' hanno inciso sulla tua Sì. Sì. crescita e ti hanno creato, diciamo, anche in una fase più giovane, delle problematiche che magari poi in un certo senso ti sei un po' portato dietro, possiamo dire così. Diciamo che sia l'epilessia che la depressione sono due problemi a cui poi mi sono ribellato e riscattato molto bene e poi le ho lasciate
indietro, felice di averle vissute, perché poi sono esperienze che mi hanno insegnato a vivere, comunque ad apprezzare di più la vita, a sapermi divertire di più, e spero che col tempo succeda lo stesso con l'isolamento. Già stiamo facendo molti passi in avanti, mi sono sempre rialzato migliore e più forte di prima. E penso che sia comunque la chiave per riuscire a migliorarsi, riuscire a superare i problemi. Comunque, esatto. Quello che mi viene in mente dalla tua storia è che è diversa per certi versi da altre storie, perché tu hai avuto appunto un'adolescenza che invece di solito è la fase più critica dell'hikikomori, abbastanza positiva, sei riuscito a guadagnarti un'indipendenza anche lavorativa precocemente, quindi anche addirittura ad attirarti delle invidie da parte dei tuoi amici, talmente eri riuscito a raggiungere questa indipendenza, sei andato a lavorare, sei andato a vivere da solo, cosa che la maggior parte degli hikikomori non fa. E l'elemento scatenante, diciamo, quello che forse ha preceduto più a livello temporale, che poi è difficile ricostruire esattamente la motivazione perché probabilmente è una somma di diverse cose, però diciamo l'elemento scatenante è stata questa incomprensione con questa ragazza, giusto? Quindi è nata anche da una delusione sentimentale, possiamo dirla così. Beh, anche se non eravate fidanzati, però a te piaceva. A me piaceva e comunque nel lato amicizia mi ha fatto diversi torti, diciamo. Beh, questo è per esempio un elemento in comune che io trovo con la storia di Fred, che è il primo ragazzo appunto qua a intervistarsi, cioè sempre una delusione con una ragazza che però poi ha portato invece a una perdita di fiducia anche negli amici, perché poi anche lui per esempio raccontava che la cosa che lo aveva fatto stare più male non era tanto la fine della relazione con questa ragazza, ma il fatto di vedere un suo amico che magari era insieme a questa ragazza e nessuno gli aveva detto niente. Quindi questo secondo me riporta un po' il tema al fatto che comunque spesso il dolore, la difficoltà anche che si lega ai rapporti sentimentali è magari sottovalutato anche in termini di hikikomori, eccetera. Poi sei stato isolato un anno, non hai fatto un isolamento centrato sulla dipendenza da internet, nonostante giocavi molto a giochi anche offline, mi sembra di aver capito. Esatto, più che altro dipendenza dai giochi. Dipendenza dai giochi però smartphone, quindi sì, giochi abbastanza semplici, non magari giochi competitivi, eccetera. E poi, diciamo, dopo un anno di isolamento pressoché totale, dove hai sviluppato anche fobia sociale, quindi paura proprio di incontrarti con le altre persone, corretto. E poi hai detto, no, è un anno che sono isolato, hai trovato, diciamo, uno scatto d'orgoglio, che io penso sia comunque anche una delle chiavi per uscire dall'isolamento, quindi la voglia di dire, no, non mi va bene di stare in questa condizione, voglio riscattarmi socialmente anche. Esatto. Hai iniziato a frequentare anche dei corsi di crescita personale che ti hanno dato qualcosa comunque. Sì. Ok, poi se qualcuno vuole delle informazioni in più, magari le chiedo nei commenti, tu poi risponderai. E appunto adesso sei in una fase di cercare soluzioni per stare meglio, sei comunque, mi hai detto che è una cosa che per esempio anche in questa intervista non avresti mai fatto nel periodo più difficile, quindi vuol dire che è già una cosa che rientra nel tuo processo di crescita. Sì, più che altro è una ricostruzione, quella che sto facendo è una ricostruzione dell'anima, diciamo. Una ricostruzione dell'anima, questo secondo me è interessante. C'è sicuramente da migliorare, immagino, il rapporto con i tuoi genitori, che non so se conoscono l'associazione, ne hai mai parlato dell'associazione Hikikomori Italia? Sai che l'associazione Hikikomori Italia è anche un'associazione di genitori, dove i genitori si trovano in gruppi, non pensi che i tuoi, per esempio, avrebbero interesse a partecipare a questi gruppi? Gli ho accennato qualche cosa un paio di volte a mio babbo. Una volta mi ha fatto come un ricatto, tipo non mi ricordo di cosa si trattava, ma mi ha risposto che se facevo quella cosa lui si sarebbe iscritto al gruppo. E un'altra volta ma come riso in faccia, diciamo. E invece con tua mamma ne hai mai parlato? No, è la prima volta che gliene ho parlato, è stamattina per messaggio. Ah sì? Quindi questo potrebbe essere per esempio uno spunto per dire, mamma guarda, c'è questa associazione, se ti va, tanto i gruppi sono gratuiti, quindi non ha nessun impegno, ce ne sono anche uno, mi sembra, a Rimini, quindi anche vicino se vuole partecipare, questo magari può essere uno spunto di miglioramento del rapporto con i tuoi genitori. Il mio obiettivo è quello di portare, magari anche col tempo, se c'è bisogno di tornare, io tornerò a portare più informazioni possibile ai ragazzi per poter uscire dal proprio isolamento, che può essere una piccola cosa come passare dalla camera al piano di sotto in una sala più grande o tante altre cose, diciamo. Questo secondo me è interessante, questo passaggio di ambiente a una camera più stretta, che ti dà anche certe sensazioni poi perché incominci a vivere l'ambiente in un certo modo ti dà delle sensazioni magari negative, invece magari una stanza diversa, anche più grande, ma comunque diversa, ti può dare delle sensazioni diverse. Sì, diciamo quello che non bisogna fare, qui vengo al discorso di prima quando ho detto che io andavo sempre a ballare. Io quando ho deciso di smettere di isolarmi avevo intenzione come di tornare come prima subito.
quando col tempo ho capito che non era possibile per via delle mancanze fisiche e anche mentali, e di non darsi grossi obiettivi, diciamo. Lo so che tutti vorremmo uscire dai problemi subito, però di non darsi grossi obiettivi e fare per le cose per grado, come ad esempio ho fatto io inizialmente, passando dalla camera a una sala più grande. Comunque, grazie davvero di essere appunto qua, penso che hai detto tante cose interessanti e ti ringrazio appunto per anche lo sforzo che hai deciso di fare, che non è facile appunto, perché come dici tu, stare tanto isolato poi ti toglie magari anche delle competenze e appunto ti rende più in difficoltà anche di esporti. Sì. Questa è la prima volta dopo tanto tempo che ho piacere di parlare di me, diciamo. Questo è una cosa importante perché penso che parlo a volto scoperto, senza paura di mostrare anche le proprie debolezze, come ho detto anche nelle altre puntate, è il messaggio più forte che si può dare riguardo appunto all'Hikikomori, che è una problematica di cui secondo me non bisogna vergognarsi, ma che è appunto una problematica che riguarda tante persone. Esatto. E niente, quindi io innanzitutto ti saluto e invito altre persone che volessero raccontare la propria storia a venirmi a trovare. Non è una cosa particolarmente impegnativa, come hai visto, perché è una chiacchierata. C'è un altro ragazzo di Torino che mi ha detto che vorrebbe raccontarsi e che magari verrà qua nei prossimi giorni, quindi questo format andrà avanti finché ci saranno persone che avranno voglia di raccontarsi. Fate come al solito, supportate il canale, mettete un like, condividete questa storia, se vi va di condividerla, commentate, insomma. Aiutatemi anche a mantenere vivo il progetto perché se ritenete che sia un progetto di valore, per me è importante comunque anche avere dei feedback. Se avete comunque bisogno e pensate che io possa essere per voi uno spunto, finché ho gli strumenti, perché ancora io ho ancora tante cose da imparare, ma finché ho gli strumenti vi posso aiutare molto volentieri. Perfetto. Ok, grazie mille Alessandro. Grazie Grazie a tutti, alla prossima.